Aperte a Rapallo le celebrazioni per Nostra Signora di Montallegro. L'invito del Vescovo, vivere la vita con decisione, sostenuti da Maria. Stamani il rito dell'intronizzazione dell'immagine mariana sulla cassa processionale. Ultimo giorno della novena dell'alba al santuario di Montallegro a Rapallo. I giovani pellegrini sono saliti a piedi per pregare e vivere questa esperienza di comunione. Fate sentire il profumo della vostra bontà. Il messaggio di Monsignor Tanasini ai bambini presenti all'offerta dei fiori a Nostra Signora dell'Orto in cattedrale a Montallegro. Domani la tradizionale fiera del 2 luglio a Chiavari. Alcuni banchi saranno spostati in via Trieste a causa del cantiere in piazza Roma. Lieve variazione anche sul percorso della processione. Rapallo, riaperta ai pedoni la soletta sul San Francesco. Nei prossimi giorni terminerà il collaudo, il lungomare riaprirà anche al traffico. Riusciremo entro la fine di luglio, la previsione del sindaco. Seguire Gesù non ammette rimpianti, lo ha detto il Papa all'Angelus. Essere discepoli del Maestro, ha spiegato Francesco, significa essere come lui, radicali e decisi, sempre in movimento. Buongiorno ai telespettatori di Tiguglia Oggi. La diocesi rinnova il suo legame a Maria, aprendo quest'oggi tre giornate di festeggiamenti che vedranno Chiavari e Rapallo unite nella preghiera e nell'affidamento alla Vergine. A Rapallo, questa mattina alle 8, il Vescovo ha presieduto il rito dell'intronizzazione dell'immagine mariana sull'arca argente. A questo momento è seguita la messa. Vediamo il servizio. Decisione e intercessione, due parole per vivere al meglio questi giorni di festa. A pronunciarle il Vescovo questa mattina in Basilica, aprendo le celebrazioni per Nostra Signora di Montallegro. Gesù dice, ricorda Monsignor Tanasini, non devi sapere dove vado, ma vieni con me, ti porto dov'è la necessità della tua vita. Guardare a Maria dunque per essere capaci di decisioni forti. Noi le esaltiamo, la Vergine, noi la lodiamo, ma prendiamo decisioni di vita cristiana sempre rinnovata. Di seguire davvero il Signore Gesù e chiediamo a Maria la grazia di sostenerci in questo cammino. Riferendosi al Vangelo odierno, il Vescovo ricorda poi Abramo che sollecita la misericordia di Dio e ottiene molto. Intercessione dunque, con l'invito ad essere persone non soltanto preoccupate di se stesse, ma al servizio del mondo. Anche noi questi giorni viviamoli con un atteggiamento non soltanto di richiesta di grazia per noi, ma di intercessione per il mondo in cui viviamo. Per i nostri cari, sì, ma per tutti gli uomini. Chiediamo al Signore di essere misericordioso con tutti noi. Ha fatto riferimento al Vangelo di oggi, davvero ci ha chiesto di, come dire, di non sprecare le parole, di vivere fino in fondo questo momento di grazia per la nostra città, per le nostre comunità, perché è una festa poi di tante comunità. Prima della messa, Nostra Signora di Montallegro viene collocata sulla cassa argentea, mentre i fedeli si abbandonano allo sguardo materno di Maria. Ne affermiamo la grandezza, dice il Vescovo, la chiamiamo Regina e davvero il nostro cuore batte per lei. Intanto al Santuario Mariano di Montallegro a Rapallo si è conclusa questa mattina la novena dell'alba. L'ultimo giorno, come da tradizione, è stato animato dai giovani di Rapallo che sono saliti al santuario con il pellegrinaggio a piedi. Vediamo. Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Con la meditazione su questa espressione di Santa Elisabetta nella Visitazione si è conclusa la novena dell'alba al Santuario Mariano di Montallegro a Rapallo in preparazione alla solennità patronale mariana. A chiudere la novena con le riflessioni sulle beatitudini proposte dai vari sacerdoti, l'arciprete della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, che ha accompagnato come tradizione i giovani nel pellegrinaggio notturno da Rapallo al santuario a piedi. Fra loro una giovanissima pellegrina, Gaia, quasi 10 anni con la mamma. Non ti ha fatto paura svegliarti alle 2 di notte? Beh. C'è qualche desiderio per questa notte? Come te lo immagini questo pellegrinaggio? Bello. Bello. Quando si dice di generazione in generazione, ti accompagna tua mamma, che esperienza è per te in tutti questi anni il pellegrinaggio a Montallegro notturno? L'ultima notte, tutte le volte salire a piedi è sempre una bella emozione, ecco.
salire al buio, accompagnati dal silenzio. Lo facevi anche da piccola, suppongo? Sì, dal tempo della scuola, ecco. È bello condividerlo insieme a Gaia. C'è qualche intenzione particolare che muoverà il tuo cuore questa notte? Ma pensare alla famiglia, ecco, quindi al nostro stare insieme. Ed è anche bello condividerlo per la prima volta con tua figlia. Certo, è vero, una bella emozione. Un po' l'abitudine forse, la risposta un po' più di prima mano, diciamo alle 3 di notte che mi viene in mente. No, però è anche un legame che sento un po' con Montallegro e con la voglia ogni anno di onorare e di ringraziare la Madonna che ci pensa e ci protegge, diciamo, secondo me. Mi piace sempre almeno fare questa passeggiata. Questa camminata per me vuol dire questo, fa sempre molto piacere, ci tengo sempre a pregare per in famiglia, le persone che soffrono, che sono da sole, che non possono venire a piedi, di loro sponte, diciamo, fino lassù. Fabio, con quale desiderio del cuore ti metti in cammino questa notte? Ma col desiderio anzitutto di arrivare in cima, perché comunque è una bella camminata e comunque penso che arrivare su alla fine con tutti i giovani pregando la Madonna sia un bel momento questo qui per la nostra comunità, per tutti noi, anche per i giovani. Comunque un atto di affidamento alla Madonna non fa mai male, quindi. Vediamo adesso i prossimi appuntamenti sia in Basilica che al Santuario Montallegro per quanto riguarda Rapallo. Questo pomeriggio alle 16 nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, l'offerta dei fiori a Maria alle 18, poi la messa presieduta da Monsignor Enrico Bacigalupo, alle 21 il canto dei primi vespri. Il 2 di luglio domani nella Basilica di Rapallo la Santa Messa alle 10 presieduta dal Vescovo Monsignor Alberto Tanasini e poi alle 18 la Santa Messa sempre in Basilica sarà presieduta dal rettore di Montallegro Don Gianluca Trovato. Al Santuario di Montallegro invece domani alle 10:30 la Santa Messa sarà presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco, l'Arcivescovo di Genova. E veniamo adesso a Chiavari. Sono iniziate anche a Chiavari le celebrazioni in onore di Nostra Signora dell'Orto. Questa mattina nella cattedrale l'offerta dei fiori a Maria da parte dei bambini. Presente il Vescovo che ha parlato del portare i fiori come un modo per far sentire il profumo della propria bontà. Sentiamo. Offrendo i fiori oggi noi vogliamo dire alla Madonna: ti voglio bene, ti porto ciò che ho di bello. Ma soprattutto ti farò sentire in questi giorni il profumo della mia bontà. L'offerta di fiori della Madonna è un modo per celebrarla e fare festa insieme. Lo ha detto il Vescovo Tanasini ai bambini presenti in cattedrale, sottolineando che non si tratta solamente di portare fiori, ma di offrire i propri cuori. Beh, penso che sia un atto bellissimo portare i bambini. Come ha detto il Vescovo, sono i fiori più belli, sono i bambini e quindi è giusto portarli e che rendano omaggio alla Madonna. Diciamo che è una tradizione, quindi il piacere della tradizione di portarla avanti. Sicuramente, come ha detto il Vescovo, i nostri bimbi sono molto belli e sono i fiori di questa festa, quindi mi sembra bello per loro e anche per noi adulti. Beh, per prima cosa chiediamo la benedizione della Santa Vergine Maria. Per noi chiavaresi è una tradizione. E poi anche perché sono costumanze, usanze radicatissime, credo, in noi chiavaresi. E ci sentiamo, come nonna, protetti in certo qual modo. Una mano in più, ed è una mano importante. Il Vescovo ha parlato comunque di portare il profumo della bontà, che se vogliamo è un messaggio che può valere sicuramente anche per i più grandi. Assolutamente sì, infatti credo che questo gesto serva sia ai bimbi ma anche a noi adulti, perché i bambini comunque ci continuano a guardare anche in questi gesti. In effetti nella vita di tutti i giorni è un pochino più complicato che non recarsi all'altare con un fiore, simbolo di bellezza e di purezza, però dovrebbe essere un impegno che ci assumiamo responsabilmente per cercare di farlo con buona volontà. Prima di tutto aiutando gli altri e alle persone che hanno più bisogno e aiutarli in quello che si può. Purtroppo a volte no, magari non pensiamo che ci sono delle persone che hanno più bisogno di noi e andiamo avanti, però invece bisogna pensarci e aiutarli.
Vediamo anche in questo caso gli appuntamenti, le diverse celebrazioni in onore di Nostra Signora dell'Orto. Questo pomeriggio alle 18 la messa presieduta dal vicario generale della diocesi di Chiavari, Don Stefano Mazzini. Alle 21 i primi vespri della solennità di Nostra Signora dell'Orto, presieduti dal vescovo Monsignor Alberto Tanasini. Alle 23 poi ci sarà l'inizio del tempo di adorazione eucaristica. I vespri questa sera saranno in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. Domani, martedì 2 luglio, alle 6 le lodi, seguirà la celebrazione della messa, anche in questo caso in diretta, e le messe saranno poi celebrate alle 8.30, alle 10 e alle 11.30. Alle 18 poi nel pomeriggio la Santa Messa Pontificale presieduta dal Vescovo Monsignor Alberto Tanasini. Ricordiamo poi alle 21 il concerto lirico-sinfonico in piazza Nostra Signora dell'Orto, organizzato in collaborazione con l'associazione Simon Boccanegra e il Comune di Chiavari. E scattano già da questa sera i primi divieti a Chiavari in vista della tradizionale fiera del 2 di luglio, con qualche novità. Alcuni banchi verranno spostati a causa del cantiere aperto in Piazza Roma. Novità anche per quanto riguarda la processione del 3 luglio, che sempre a causa del cantiere subirà una lieve variazione sul percorso. Facciamo il punto. La novità principale di quest'anno è conseguente ai lavori in Piazza Roma. Cosa cambia? Cambia, ci sono due diciamo spostamenti. Da via Rivarola, per motivi di sicurezza, togliamo i banchi come abbiamo già fatto per la fiera invernale, e poi ci sono i lavori in Piazza Roma, c'è il cantiere, quindi parliamo di 51 banchi che vengono ricollocati tra Corso Dante fino a Piazza Cavour, che è comunque un braccio morto il giorno della fiera, quindi non facciamo grossi danni, e prendiamo via Trieste fino all'incrocio con via Tripoli, che resta libero però l'incrocio, quindi una ricollocazione abbastanza parziale, ma ci sarà una riassegnazione dei posti tra gli ambulanti a seconda del loro ordine di anzianità, di graduatoria, e diciamo da un punto di vista del traffico la novità è questa. Dal punto di vista dei divieti, i primi scattano alle 20 del giorno precedente. Sì, bisogna porre attenzione ai cartelli che sono messi, sono vari orari di inizio, comunque il mattino del 2 luglio deve essere tutto completamente libero. Poi l'altro evento di rilievo è la processione del 3, che comporterà una deviazione sempre a causa del cantiere in Piazza Roma, attraverserà un trattino di via Entella per poi tornare sul percorso solito da Piazza Matteotti. Anche in questo caso una deviazione che vedrà impegnata la Polizia Municipale per regolamentare al meglio anche lo svolgimento di questo evento. Sì, sulla processione c'è un tipo di, diciamo, di vigilanza finalizzato alla circolazione stradale, e poi per motivi di sicurezza la testa e la coda della processione avranno dei veicoli nostri, e agli incroci si muoveranno veicoli nostri anche di Polizia e Carabinieri, in modo da garantire la massima sicurezza possibile. Durante lo spettacolo di fuochi artificiali, qui siamo alla sera del 3, il lungomare viene chiuso al traffico per consentire l'afflusso e il deflusso del pubblico in sicurezza anche quello. Voltiamo pagina alla storica ondata di calore che ha raggiunto il culmine in questo weekend, con temperature vicine ai 40 gradi, anche in Liguria mostra i primi deboli graduali segni di cedimento, lo confermano i previsori del centro Meteo Ligure. Dopo le notti con temperature lungo le riviere vicino ai 30 gradi, quella appena trascorsa ha visto un primo calo, seppur in un contesto di caldo ancora afoso. Nei prossimi giorni della settimana, l'ingresso di correnti più fresche a cavallo delle Alpi, oltre a determinare forti manifestazioni temporalesche su questi luoghi, avranno il merito di rimuovere decisamente la cappa di caldo afoso sul nord Italia, con temperature che tenderanno a riportarsi verso i valori normali del periodo anche sulla nostra regione, a partire dalle zone interne e quelle di montagna. La cronaca: i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti per soccorrere un 56enne caduto da una fascia per un'altezza di circa 5 metri. L'uomo era con amici presso la cappelletta Santa Croce di Pieve Ligure a bivaccare dopo un barbecue e non ha visto il dirupo. Fino alle 4 nessuno dei suoi compagni si è accorto della caduta, in seguito hanno chiamato i soccorsi. Giunti sul posto, il medico del 118 ha stabilizzato il paziente, che era cosciente. Intorno alle 8 l'elicottero della Capitaneria
ferrovia di Porto lo ha trasportato all'ospedale per i soccorsi. Ed è partito questa mattina il servizio Tiguglio Airport Shuttle di ATP, il collegamento quotidiano con bus navetta dalle località del Levante verso l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Sarà in funzione fino al 29 di settembre. Introdotto lo scorso anno, il servizio quest'anno viene riproposto e ampliato. Infatti ai tre comuni del Tiguglio occidentale già serviti lo scorso anno, Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo, da oggi si aggiungono anche Sesto Levante, Lavagna e Chiavari. E torniamo a Rapallo, la città si prepara a vivere le feste per Nostra Signora di Montallegro, abbiamo visto, ma anche attenta al proseguo dei lavori in centro, in particolare aperta la soletta del San Francesco ai pedoni, ora si attende la riapertura del lungomare al traffico. Vediamo. Si torna a camminare sulla soletta del San Francesco. Dal fine settimana i pedoni possono transitare senza ostacoli lungo tutta la passeggiata a mare di Rapallo. Mercoledì sera, inoltre, la processione effettuerà il suo percorso tradizionale. In giornata, operazioni in corso per posizionare le transenne. Nelle prossime settimane il lungomare dovrebbe riaprire anche al traffico. Sostanzialmente si può passare, si può transitare sul San Francesco, sulla nuova copertura. È venuto un lavoro fatto a regola d'arte molto molto piacevole anche dal punto di vista estetico. Ad oggi mancano le rifiniture. Sostanzialmente si può passare. Abbiamo fatto una corsa contro il tempo e già dall'altro ieri sera è aperto pedonalmente per la sua intierezza. Subito dopo le feste l'operazione di collaudo, quindi è tutta un'operazione tecnica, quindi una quindicina, 20 giorni per l'apertura. Quindi solo una questione tecnica di tempi sul collaudo. E se ad ottobre partirà un secondo lotto funzionale per il San Francesco, ora lo sguardo è puntato sul completamento del lungomare, gli ultimi lavori per cancellare, almeno dal punto di vista dell'immagine, il ricordo della mareggiata dello scorso anno. Al momento, infatti, le reti di protezione ostacolano la vista sul Golfo Rapallese a residenti e turisti. I lavori sono stati appaltati alla ditta Asfalti Piacenza 10 giorni fa, quindi hanno ordinato tutte quelle che sono le nuove balaustre, le nuove pietre di ornamento della nostra passeggiata, quindi per fine estate dovrebbe essere tutto a posto. Una conferenza della dottoressa Anna Rita Canessa e uno spettacolo tenuto dal gruppo storico di Rapallo. Così la comunità di Santa Maria del Campo a Rapallo ha vissuto la giornata nei pressi del Ruderi di San Tommaso, sito importante dal punto di vista culturale ma anche delle tradizioni in quanto era il sito di sparo pirotecnico del quartiere. A partire da oggi, gli studenti universitari iscritti invece all'Ateneo Genovese e alle AFAM Liguri, istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, potranno fare domanda di borsa di studio online attraverso il sito di Aliseo. I vincitori del bando avranno diritto ad una borsa di studio in servizi, alloggio, ristorazione ed economica. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 31 di agosto per tutti gli interessati. Si è svolta questa mattina a Lavagna, sulla terrazza di Palazzo Franzoni, la cerimonia di consegna delle bandiere blu 2019 agli stabilimenti balneari di Lavagna e Cavi. A consegnare i vessilli la vice sindaco Elisa Covacci, insieme all'assessore all'ambiente Piazze e all'assessore al commercio Bergaglio. 30 le realtà lavagnesi che potranno far sventolare la bandiera, sinonimo di qualità dei servizi e dell'ambiente marino. Un riconoscimento che la città del Tiguglio può vantare da 27 anni a questa parte. Assolutamente indispensabile per una città che vanta le spiagge più lunghe del Tiguglio, è il commento appunto del vice sindaco. E il sindaco di Lavagna invece, Gianalberto Mangiante, ha predisposto le risorse necessarie per gli interventi di pulizia della città fino a fine anno, con un impegno maggiore nei periodi estivi. Il progetto prevede la pulizia dei sottoportici di via Nuova Italia, via Cavour, galleria Cavour e di via Dante, il mantenimento con lavaggio ad alta pressione, oltre che delle suddette vie, anche delle pedonali via Roma, vico dei Lapicini, vico del Borgo, via Montebello, via 20 settembre. L'assessore Carlo Romanengo ha predisposto il piano di attuazione in accordo con la cooperativa sociale Pelicano Verde, a cui sono stati affidati i lavori. Il Papa adesso: seguire Gesù, non ammettere impianti, lo ha detto Francesco all'Angelus. Essere discepoli del Maestro, ha spiegato, significa essere come lui, radicali e decisi e sempre in movimento. Anche la Chiesa non se ne sta sedentaria e tranquilla nel proprio recinto. Gesù vuole appassionati di lui e di Vangelo. Sentiamo. L'Evangelista ci presenta oggi tre personaggi. Tre casi di vocazione, potremmo dire, che mettono in luce quanto è richiesto a chi vuole seguire Gesù fino in fondo, totalmente. Il valore di queste tre condizioni poste da Gesù, itineranza, prontezza e decisione,
non sta in una serie di no detti a cose buone e importanti della vita. L'accento piuttosto va sull'oggettivo principale, diventare discepolo di Cristo, una scelta libera e consapevole, fatta per amore, per ricambiare la grazia inestimabile di Dio, e non fatta come un modo di promuovere se stessi. È triste questo. Guai a coloro che pensano di seguire Gesù per promuoversi, cioè per fare carriera, per sentirsi importanti o acquisire un posto di prestigio. Gesù vuole appassionati di Lui e del Vangelo, una passione del cuore che si traduce in gesti concreti di prossimità, di vicinanza ai fratelli più bisognosi di accoglienza e di cura. Linea adesso alla rassegna stampa, vediamo i titoli dei giornali in edicola questa mattina, ci rivediamo dopo per altri aggiornamenti e le notizie di sport. Il Corriere della Sera titola: nomine europee, Conte a Salvini, scelgo io la linea, no al veto leghista su Timmermans, rivolta dei popolari sul piano della Merkel. Un modello da rivedere è il commento di Maurizio Ferrera. E poi sul caso Sea-Watch, lite Berlino-Roma e PM via da qui, ipotesi di libertà per la capitana, la comandante. Quei passi nella Corea del Nord, l'incontro storico di Trump, che è il primo presidente degli Stati Uniti ad entrare nel paese coreano. E poi un muro che resuscita i fantasmi, quello tra Italia e Slovenia. E poi un'intervista a Garavaglia della Lega, se serve ridiamo all'Ilva l'immunità. All'interno del Corriere della Sera, il dossier su autostrade, sì alla revoca, i giuristi incaricati dal Ministero, grave inadempimento, ma la società non tocca a loro decidere, la causa quindi va avanti, continua lo scontro tra Movimento 5 Stelle Atlante e la società di autostrade per l'Italia che aveva in gestione il ponte crollato a Genova. Adesso andiamo invece alla prima pagina del Secolo XIX, Italia-Germania, gelo e scintille sui migranti e sulle nomine dell'Unione Europea, il presidente tedesco, salvare vite non è un reato, la replica di Conte, pensi ai manager della ThyssenKrupp. Il commento di Alessandro De Nicola, queste fasi molto concitate dell'Unione Europea, il tracollo che spaventa noi liberali. E poi ancora Trump, 20 passi nella storia, va incontro a Kim ed entra in Corea del Nord, concessione d'autostrade, giusta la revoca unilaterale, la commissione del MIT dà l'ok allo stop ma con rischio risarcimento. E poi ancora l'ordine di cattura dell'orsa in fuga, scatena lo scontro istituzionale, il caso a Trento. Nel nostro territorio, seconda vittoria nella Baia delle Favole, Palio, marinaro del Tiguglio, Sesti Levante prende il largo. E a proposito di mare, caldo, a Lavagna 15 ricoveri, oggi è prevista una tregua sul litorale, sarà l'umidità nelle prossime ore a dare un po' di sollievo alla morsa del caldo, temperature sempre alte nell'entroterra, naturalmente ancora grande rischio di malori, soprattutto per le persone che sono soggette a questo tipo di disturbi. Andiamo invece a parlare di sport, oggi Secolo XIX sul Levante Sport dà un po' una spazio importante a Maurizio Sarri, dal KO con la Lavagnese al bianconero Juventus di CR7. 17 anni fa infatti Maurizio Sarri era a Rivoli sulla panchina della Sansovino e perse al 94esimo, oggi quel mister così speciale allena la signora del calcio ed è già sulla Trecani. Vediamo se ci sono aggiornamenti, andiamo in redazione dove c'è Rizzi. Grazie Andrea e un saluto a chi ci segue da casa. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Genova ha reso disponibile un video inedito del crollo della pila 9 del Ponte Morandi, avvenuto lo scorso 14 agosto. Le immagini sono state riprese da una telecamera di sicurezza dell'azienda Ferrometal, che si trova proprio nei pressi del ponte. Il filmato era stato posto sotto sequestro nei giorni seguenti al crollo nell'ambito dell'indagine dei finanzieri di Genova. La procura ha desecretato oggi il video, favorendo una diffusione per esigenze di pubblica informazione. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio.
Grazie Giacomo, andiamo con le notizie di sport. La prima la andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. Acchia Lentella FS, superando per 4-2 il Bari, ha vinto il campionato di quarta categoria, ovvero il torneo riservato agli atleti rientranti nelle diagnosi intellettivo-relazionali e cognitive psichiatriche. Il presidente Antonio Gozzi ha scritto una lettera per celebrare la squadra. Ha sottolineato: non conta il risultato sportivo, ma il messaggio che ci hanno trasmesso questi ragazzi con forza, semplicità ed entusiasmo. Hanno dimostrato di essere molto speciali, di saper abbattere la barriera dell'indifferenza, di saper credere fortemente in quei valori che da sempre sono alla base del nostro modo di fare calcio. La squadra sarà festeggiata sfilando sul campo del Comunale di Chiaveri per la prima gara casalinga del campionato di Serie B. E secondo appuntamento per la 60ª edizione del Palio Marinaro del Tiguglio, che ieri ha fatto tappa a Sesto Levante. Davanti al pubblico della Baia delle Favole, i padroni di casa del Sestri hanno portato a casa il secondo successo di quest'anno sui Gozzi in legno, battendo nell'ordine San Michele di Pagana, Rapallo, Chiavari e Lavagna. Sui Gozzi in vetroresina, con gare aperte anche ad armi provenienti da fuori del Tiguglio, fra i seniores maschili la vittoria è andata a Santa Margherita Ligure. Fra gli juniores hanno primeggiato i genovesi dell'Urania, mentre fra le ragazze primo posto per Santa Margherita. Fra i master, affermazione del circolo pescatori dilettanti rapallesi. Domenica prossima il Palio tornerà a Sestri Levante con organizzazione a cura della Lega Navale Italiana in collaborazione con la compagnia Remiera Lavagnese per la terza e ultima prova preliminare. Domenica 21 luglio chiusura a Chiavari con la rievocazione storica e la finale dei Gozzi in legno. La registrazione integrale del Palio sarà proposta martedì sera alle 20.50 al canale 85 Telepace 2. E accordo di collaborazione sportiva tra le società del Villaggio del Ragazzo e l'Unione Sportiva Dilettantistica Cogornese. La intesa siglata tra i presidenti delle due realtà avrà una durata di 5 anni e tra i vari punti prevede la possibilità per i ragazzi del villaggio di passare alla categoria juniores e per chi lo meriterà alla prima squadra della Cogornese, che attualmente milita nel campionato di prima categoria. Ad unire le due società una stessa visione del compito educativo dello sport. Con questa notizia si conclude questa edizione di Tiguglio Oggi. L'informazione torna questa sera 19.15 con continua però sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.